Buongiorno, buona domenica e ben ritrovati sul canale C'è Splendore del Teatro Fraschini per una nuova puntata di Parliamo di Musica. Ieri abbiamo parlato di Risurrezione, la sinfonia di Gustav Mahler, un brano che mi era venuto in mente per il momento che stiamo vivendo, un momento in cui sappiamo che le sfide davanti a noi sono ancora molte, ma sappiamo anche di poter cominciare a pensare a quello che ci sarà dopo questo periodo così difficile e pensare anche a costruire una nuova normalità che sia migliore di quella che avevamo prima. Il video che vi voglio mostrare oggi va in questo senso. È la testimonianza di un'esperienza straordinaria che è solo un piccolo esempio delle tante cose che certamente con impegno e certamente con la necessità di sostegno e la necessità della collaborazione da parte di tutti possono essere messe in campo per rendere migliore un pezzettino di mondo. Si tratta di un'iniziativa di Berlina Philharmonica, dicevo, che mette in campo direttamente i suoi musicisti in contatto con le scuole di musica della città di Berlino. L'evento a cui si riferisce questo video si chiama School Orchestra Extravaganza ed è un evento in cui 6 orchestre di scuole di musica berlinesi con ragazzi molto giovani e ragazze di tutte le età, ma davvero in età scolare, insomma, quindi da piccolissimi a adolescenti, si sono riunite sotto la guida di alcuni membri dei Berliner Philharmoniker che hanno preparato il Peer Gynt di Grieg, la suite di Grieg. Le orchestre sono qui preparate sotto la guida di questi membri del Berliner Philharmoniker, si sono poi presentate alla Filarmonia di Berlino, qui in uno dei templi della musica mondiale, nella Sala Grande, e hanno suonato dirette ciascuna di queste orchestre dai loro insegnanti, dai loro direttori musicali, ma i Berliner Philharmoniker hanno poi messo in campo l'allora loro direttore stabile, Sir Simon Rattle, che è un grandissimo direttore d'orchestra, uno dei massimi direttori viventi, che ha riunito tutte queste 6 orchestre che non avevano mai suonato insieme, non avevano mai provato insieme, ha provato con loro il Peer Gynt, che tra l'altro lui stesso poi ammette di non aver mai diretto, quindi era un debutto per i ragazzi, ma era un debutto anche per il direttore, lo prova e li dirige in concerto. E questo potete immaginare che cosa possa essere un'esperienza del genere, insomma, poter avere un contatto diretto, un giorno di lavoro attraverso la tua scuola, quindi attraverso la scuola dove vai tutti i giorni, un contatto diretto con uno dei massimi direttori d'orchestra del mondo, con i suoi professori d'orchestra, di una delle orchestre più prestigiose sulla scena internazionale, poter suonare in una sala così bella dove già appena sentirete, appena cominciano a suonare un po' meglio, cioè il suono prende tutta un'altra forma, perché io stesso ho capito che il grande privilegio di poter fare concerti in alcuni posti è che lì la musica davvero suona diversa, suona meglio, sembra fatta apposta per essere suonata in sale come queste. E questo si prova a Berlino, si prova ad Amsterdam, si prova in poche sale al mondo. E questo video rende conto della prova che fa Sir Simon Rattle, è in tedesco, con i sottotitoli in inglese, ma spero che naturalmente potrete seguire, ma anche non sapendo queste lingue però si potrà vedere il modo in cui il maestro interagisce con i ragazzi. E questa è la cosa forse più importante. Il maestro Rattle non è accondiscendente, non fa sconti. Lavora sulla musica come lavorerebbe con la sua orchestra, naturalmente non raggiungendo gli stessi livelli della sua orchestra, ma non lascia tregua a questi ragazzi, chiede precisione tecnica, chiede espressività, chiede il tempo esatto, non di più, non di meno, chiede articolazioni, li fa suonare tutti, li fa suonare a gruppi e tutto questo naturalmente adattando il proprio linguaggio del corpo e dell'espressione verbale a chi ha di fronte, coinvolgendoli in un'esperienza assolutamente straordinaria. Io vi propongo il video di YouTube in cui c'è appunto la sezione della prova, ma poi soltanto facendo il login c'è il link sempre nel post che il Fraschini prepara sempre con grande cura. Si può andare anche sulla Digital Concert Hall dei Berliner Philharmoniker, il sito che raccoglie tutti i concerti live dei Berliner, li propone, l'ha fatto gratuitamente per un mese all'inizio della pandemia, ora bisogna tornare a pagare, ma questo video
è visibile gratuitamente, quindi basta fare il login e si può vedere tutto il concerto, si può vedere le singole orchestre suonare sotto i loro direttori, poi la prova e poi l'esecuzione guidata dal maestro Ratto. Bene, una prova d'orchestra con il maestro Ratto non salverà il mondo. No, vero, nulla riesce a salvare il mondo di per sé, forse. Pensiamo alla ricostruzione, pensiamo ai grandi sacrifici che dovremo fare, pensiamo all'economia, pensiamo alla società, pensiamo alla scuola, alla grande preoccupazione di poter tornare ad una formazione basata sul contatto, sullo scambio umano e non soltanto sul trasferimento di competenze attraverso un mezzo digitale. Ci sono tante sfide ben più grandi di questa, ma questa iniziativa dei Berliner parla di condivisione della cultura dal più alto livello al livello di base della scuola, parla di impegno personale di tutti, dai professori d'orchestra all'organizzazione, alla grande sala, al grandissimo direttore, parla di uno sforzo collettivo di chi è sul palco, di chi è dietro le quinte, per portare ciò che di bello, di grande e di coinvolgente la cultura e l'arte hanno da dire a tutti, ai più giovani, alle loro famiglie, ai loro genitori. Parla di uno sforzo per arricchire la vita delle persone. Bene, questo sforzo, questa iniziativa, nessuna iniziativa da sola, nessuna iniziativa in un campo solo può salvare il mondo, ma se noi traiamo esempio da questi esempi, che sono esempi e non sono ideali, sono esempi realizzabili. Sono esempi realizzabili a Berlino con i Berliner, ma sono esempi realizzabili ovunque, nella scala possibile, data dalle ricchezze di ogni luogo. Bene, io sono sicuro che se tutti ci mettiamo in questa forma mentis, pensando lontano, potremo davvero ripartire con un mondo migliore di quello che di prima. Perché ogni esperienza per me deve essere portatrice di una spinta in avanti, per quanto dolorosa e difficile. Bene. Il prossimo weekend torneremo ad ascolti più tradizionali, ma questo weekend era particolare perché piano piano si ricomincia a lavorare, si ricomincia a guardare il mondo. Allora ieri il massimo livello possibile con la Lucerne Festival Orchestra a Bado e la Sinfonia Resurrezione di Mahler, oggi i ragazzi di Berlino che suonano alla Filarmonica di Berlino, davanti a noi una settimana che, come siamo abituati ormai a pensare, non sappiamo cosa ci porterà. Bene, penserò agli ascolti di settimana prossima, ma nel frattempo godetevi questa domenica, questo spettacolo artistico, culturale, umano, straordinario. Grazie e buona domenica.